Roberto, oggi un argomento importante per fare il punto della situazione sulle acque dolci italiane, partendo proprio dalla nostra attività di pescatori sportivi e ricreativi, per cercare soluzioni e proposte alla riqualificazione e conservazione del nostro prezioso ambiente acquatico. Ma allora andiamo a conoscere subito i nostri ospiti, così entriamo subito nell'argomento. Sì, Marika, grazie, abbiamo degli ospiti veramente importanti, due sono qui, uno è in attesa per un contatto telefonico, vado subito a presentare. Un uomo del canale, un'immagine del canale, non ha bisogno di tante presentazioni perché è Riccardo Galigani, il direttore perché è l'uomo di riferimento della pesca sportiva in acque interne in Italia da illo tempore e l'ho sempre sostenuto anche in tempi non sospetti. E poi abbiamo Andrea Agapito Ludovici che è responsabile delle acque dolci del WWF Italia. Ad attenderci dall'altra parte del telefono Sergio Zerunian che è un biologo, esperto della fauna ittica e vicequestore del Corpo Forestale dello Stato. Stiamo parlando di acque dolci che sono sottoposte, ahimè, e purtroppo i fatti recenti lo dimostrano ampiamente, a molteplici attacchi che vengono dal cielo e si chiamano cormorani, attacchi che vengono da terra e si chiamano bracconaggio, si chiamano industrie, prelievo indiscriminato di pesce anche da parte di chi forse... Attacchi alieni anche. Anche attacchi alieni che vengono direttamente dall'acqua, quindi ne abbiamo tantissime. Caro direttore, tu per noi... amanti della pesca in acque interne sei sempre stato l'opinionista di riferimento. Stagione 2011, come l'hai vista? Ti ringrazio innanzitutto per i complimenti, non so se meritati o meno, ma comunque effettivamente che sono, diciamo, sul campo ormai sono 55 anni, quasi 56. E poi come artefice poi di quello che è il panorama diciamo editoriale sono ormai 40 anni, quindi anzi 42, quindi penso di averne viste di cotte e di crude. La domanda che mi hai fatto apparentemente è semplice, è la risposta che non è semplice, perché secondo me bisogna vederla un po', tutte le annate, questa in modo particolare, sotto vari aspetti. L'aspetto sportivo, l'aspetto più propriamente diciamo, del passatempo, diciamo, del hobby, del pescatore hobbista. Dal punto di vista economico, che non è mai secondario, e dal punto di vista ambientale, che ovviamente poi di cui ci farà un panorama Agapito. Vuoi le notizie buone prima o quelle cattive? Ma tanto tutte e due devono arrivare, questa è una... quindi... diciamo che partiamo dalle buone, dai. Ma partiamo dalle buone che ci danno un po' di sprint, eh? L'ottimismo e poi dopo. Dal punto di vista sportivo direi che quest'anno è stato a dir poco luminoso, perché ci sono stati i giochi mondiali della pesca dove praticamente abbiamo vinto tutto o quasi tutto, quindi credo che dal punto di vista sportivo le cose siano andate molto 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 bene. Siamo bravi, ci facciamo sempre bravi. Riconoscere, dai. Siamo bravi. Almeno nel bene. Non pecchiamo volta. di modestia, ma diciamo che siamo di modestia. Le medaglie contano, ne parlano da sole, si chiude il discorso. Chiudiamo qua il discorso sportivo che ci porterebbe fuori strada. Certo. Quello che invece mi preme di più è l'aspetto più propriamente diciamo dilettantistico della questione. Direi che quest'anno le cose sono andate piuttosto bene, complice anche la buona stagione, purtroppo non degli ultimi tempi, ma diciamo che certo. Nell'arco dell'anno c'è stato molto tempo per andare a pescare, perché i fiumi si presentavano in ottime condizioni e quindi tanta gente è andata a pescare. Per dirti com'è andata, io ho fatto delle piccole inchieste molto artigianali, perché così devono essere nel nostro settore, piccolo, non di grandissime dimensioni, quindi deve essere una cosa un po' artigianale, però per capire come andavano le cose basta parlare con un po' di gestori di negozi. Sì. E allora ti accorgi che ci sono dei settori emergenti, quali quelli della pesca specialistica, che stanno andando benissimo. Io credo che da quello che sono riuscito a capire, oltre il 40-45% del mercato è andato e qui mi riallaccio anche al discorso economico, è andato alla pesca specialistica, a quel famoso barbel fishing, cioè la pesca del barbo. Purtroppo
non del nostro barbo, ma del barbo europeo, qui bisogna aprire un'altra parentesi. Le specie ittiche aliene, i famosi allottoni, devo dire, purtroppo ci hanno dato una grossa mano, perché altrimenti saremmo stati veramente in guai grossi. E anche forse un altro fatto, che l'italiano forse non rinuncia alla propria passione, nonostante la crisi. Assolutamente no. E quindi direi che questo settore, quello delle pesche specialistiche, dal carp fishing al barbel fishing, a tutto quello che sono le tecniche di pesca a fondo, è andato benissimo. Poi c'è un buon 15% di aumento nei fatturati della pesca spinning, questa credo che sia una cosa da sottolineare con l'evidenziatore. Certo. E poi il resto direi che è andato discretamente bene, quindi anche il settore della pesca alla passata si è molto riqualificato, si è molto alzato, diciamo, dal livello minimo a cui era. Sì. C'è stato un buon recupero. Ma, ecco, è lì che una nota dolente. Ma vediamo che ci sono un sacco di negozi che chiudono, ma vediamo che ci sono un sacco di negozianti che si lamentano, vediamo tanti distributori che ovviamente lamentano un calo nelle vendite, un calo nell'interesse del pubblico, eccetera. Questo purtroppo probabilmente rientra in quel grande quadro economico che abbiamo attualmente nel nostro paese. E non solo nel nostro paese, perché anche in Francia purtroppo è globale la situazione. Nell'Inghilterra, dove nessuno potrebbe mai pensare, certo, che hanno tantissimi, molti più pescatori di noi, stanno andando maluccio anche loro. Quindi evidentemente o c'è da rivedere qualcosa, effettivamente questa pesca comincia un po' a zoppicare, non per mancanza di passione, sicuramente non, certo, per questo, ma per mancanza, come si dicono in tanti posti, di sghei. La pesca costa, non ci nascondiamo. Penso ne parleremo più approfonditamente di questo. E invece sul versante ambientale. Ma forse intanto, anche per collegarsi con quanto veniva appena detto, forse qualcosa che può incidere, al di là ovviamente della crisi economica che c'è, è forse anche l'ambiente, che molto spesso è stato devastato. Anche le recenti alluvioni che ci sono state in queste ultime settimane denunciano proprio questo fatto, questo sconvolgimento del ciclo idrico delle acque. Quindi molto spesso c'è tantissima acqua, molto più di quella che serve nei periodi autunnali, invernali o primaverili, poi in estate sei in siccità, eccetera. Quindi impedisce anche il pescatore, perché molti degli ambienti, tra l'altro quelli più belli forse da un punto di vista ambientale e anche che offrivano degli habitat per molte specie di pregio, sono stati fortemente rovinati. Noi abbiamo dei fiumi che hanno delle sponde in cemento dove è anche addirittura pericoloso avvicinarsi. Nel censimento che abbiamo fatto, tra l'altro con l'aiuto dei pescatori l'anno scorso, certo, una trentina di fiumi in tutta Italia, abbiamo presentato i dati a gennaio a Roma, dove abbiamo anche sottoscritto un accordo con lo Spinning Club Italia, ci siamo resi conto ancora una volta di più che la situazione dei fiumi è sostanzialmente critica al 90%, c'è solo qualche fiume che mantiene per tratti significativi, diciamo, la propria naturalità. Il Tagliamento è forse uno dei fiumi che, soprattutto nel tratto medio-alto, ha un fiume che è stupendo, un fiume per trota marmorata, ma insomma un fiume, certo, che è libero di divagare, cioè anche bello passeggiare, cioè paesaggisticamente è un posto stupendo. Di questi posti ce ne sono ancora in Italia, però sono sempre più attaccati, aggrediti o dagli interventi di centraline idroelettriche in alta montagna, perché adesso c'è la corsa alla centralina idroelettrica, o a canalizzazioni sempre più spinte che deturpano le risultati. Cose, o comunque alla trasformazione degli ambienti ripariali, anche ambienti boschivi con canneti eccetera, fanno sì che molto spesso vengono distrutti. Questo porta via l'habitat a molte specie autoctone, perché poi dopo anche l'accordo, certo, con lo Spinning Club è stato fatto soprattutto per la tutela delle specie autoctone, che poi vuol dire tutelare gli habitat, eccetera eccetera. E quindi noi abbiamo in molte situazioni dove ad esempio sparisce il canneto, sparisce la vegetazione acquatica, magari sparisce la tinca, sparisce il luccio e magari avanza il siluro, come per esempio nel Po ormai è il discusso padrone, insomma. Torneremo certamente su questi argomenti. Col tuo permesso, col vostro permesso, io comincerei a coinvolgere il dottor Sergio Zenunia, che è al telefono. Mi sente? Buongiorno, dottore.
Sì, buongiorno, mi sento. Io intanto la ringrazio per essere qui con noi, la lascio nelle assai più belle mani di Marika per la prima domanda che le deve sottoporre. Allora, salve Sergio, io ho avuto l'occasione di incontrarla durante appunto il convegno WWF di gennaio 2011 e le ho fatto appunto una domanda in quell'occasione appunto in cui sottolineava l'importanza dei pesci come indicatori dello stato di salute dei fiumi. Ecco, a distanza di circa 8 mesi da quell'intervento, qual è la situazione delle specie, dei pesci, delle acque dolci in Italia e che cosa è cambiato nelle acque dei nostri fiumi? Ma per quello che mi risulta non è cambiato un granché, concordo con il quadro dipinto da Agapito, c'è un quadro sostanzialmente, diciamo, negativo per essere buoni, sia per quello che riguarda gli habitat e per quello che riguarda lo status delle singole specie. Noi abbiamo un patrimonio straordinario perché 22 specie delle nostre acque interne sono endemiche, significa che vivono solo ed esclusivamente nelle nostre acque interne. E abbiamo una grossa, un'immensa responsabilità, perché se queste specie spariscono dalle nostre acque, spariscono da tutto il pianeta. Bene, per quello che ci risulta nel monitoraggio che periodicamente facciamo dello status di queste specie, il quadro non è cambiato, il quadro è piuttosto negativo. Abbiamo una speranza, anche se un po' remota, visti i tempi di non rispetto delle scadenze, che è quella della direttiva acque, una direttiva molto importante dell'Unione Europea, che pone al centro dell'attenzione anche i pesci d'acqua dolce come elemento per il monitoraggio. Diciamo che siamo indietro come Italia, speriamo di recuperare questo ritardo e di mettere al centro dell'attenzione le comunità ittiche nel monitoraggio e quindi nel recupero, nei piani di intervento che possono portare a recuperare uno status migliore rispetto a quello attuale. E cercare di salvare il nostro patrimonio preziosissimo, no? Non ci sono paragoni, voglio dire, nel mondo su quello che abbiamo noi. Certo, io leggo che è vicequestore del Corpo Forestale dello Stato. Il Corpo Forestale dello Stato riveste un ruolo fondamentale, vitale, in quello che è l'opera di controllo della flora e della fauna. Qual è il rapporto del Corpo Forestale dello Stato, in particolare nei confronti della pesca professionale, ovvero dal nostro punto di vista di pescatori ricreativi la pesca professionale a volte è leggermente invasiva. Ecco, come la vede lei dal suo osservatorio l'impatto della pesca professionale nelle acque interne? Ma diciamo che la pesca professionale è andata via via divenendo meno importante rispetto ai decenni passati. È limitata ad alcuni grandi laghi come i laghi prealpini, qualche lago vulcanico laziale. Quindi io personalmente non vedo la pesca professionale come un grosso problema. Non c'è dubbio che anche gli operatori della pesca professionale debbano rispettare le norme, i divieti legati ai periodi riproduttivi, le maglie delle reti che si utilizzano, quindi non c'è dubbio che un controllo deve essere così continuato in un modo costante, però sinceramente essendo diventata abbastanza marginale io non vedo il grosso problema della pesca professionale. Grazie. Passando a un altro argomento, secondo lei, prendendo ad esempio la gestione dei parchi nazionali, ad esempio appunto quelli americani, la pesca ricreativa qui in Italia va sviluppata regolamentandola o vietata invece all'interno delle aree protette, quindi lasciando vergini questi luoghi dall'impatto dell'uomo? Guardi, io sinceramente da ex pescatore sportivo non credo che la pesca sportiva possa produrre l'estinzione di una specie, quindi rispondo affermativamente alla prima parte della domanda, cioè io credo che sia sufficiente regolamentarla bene e rispettare le regole. Perché quindi poi porta anche un indotto non indifferente. Non sono assolutamente per un divieto totale, tranne ci possono essere situazioni molto particolari, non so, per esempio il lago di Porta Fibreno in provincia di Frosinone, dove abbiamo una specie endemica, un salmone endemico che sta il campione del Fibreno, dove abbiamo la trota macrostigma, forse in una situazione puntiforme si può anche pensare a un divieto, diciamo. Però
complessivamente è sufficiente regolamentare e gestire bene con il coinvolgimento dei pescatori sportivi. Agapito ricordava anche l'accordo firmato dal WWF con alcuni settori importanti della pesca sportiva. Io ho conosciuto e conosco settori importanti e rispettosi dell'ambiente, anzi io credo sinceramente che il mondo ambientalista debba allearsi sempre di più con quella parte sana, diciamo così, del mondo della pesca sportiva, perché il pescatore sportivo ha tutto l'interesse a che l'ambiente sia in buono stato e che la fauna ittica sia in buono stato. Quale migliore controllore, no, di se stesso, nel senso... Assolutamente sì, sì. È stupido un approccio di prelievo indiscriminato, perché posso andar bene per qualche anno ma poi distruggo la risorsa, che è anche il motivo della mia passione come pescatore sportivo. Quindi vedo una sana alleanza tra il mondo ambientalista, il Corpo Forestale dello Stato e tutti gli altri organi di vigilanza con il mondo della pesca sportiva, assolutamente. Sì, ma questo per il momento è soltanto una speranza e un qualche cosa di progettuale. In realtà la situazione al momento attuale sul campo non dà questa indicazione, ovvero che cosa osta da questa unione di intenti e questa collaborazione? Anche perché io vorrei aggiungere una cosa: è vero che il pescatore ricreativo italiano tradizionalmente ormai è entrato in quella fase molto anglosassone, molto nord europea, in cui il rilascio delle prede è parte integrante dell'attività di pesca, ma noi dobbiamo anche confrontarci con qualche cosa che forse 15 anni fa non prevedevamo, non avevamo previsto, che è l'arrivo di popolazioni in particolare dall'est europeo che fanno invece del consumo di pesce di acqua interna una tradizione, una cultura contro la quale non voglio esprimere giudizio, certamente, quindi mettono comunque a pericolo determinati stock ittici per una loro modo di approcciare i fiumi. Quindi c'è un pericolo esistente, che è quello del prelievo che ci sta riportando per certi versi verso anni 70, indietro, che furono anni bui. Indietro. E che cosa osta, dalla fusione della pesca ricreativa con il corpo forestale e con gli ambientalisti più puri, affinché effettivamente tutte queste tre realtà che votano per l'ambiente a 360 gradi non si mettano d'accordo definitivamente? C'è qualcosa che blocca questo processo? Ma no, secondo me non c'è niente di particolare. Credo che in Italia soffriamo di una scarsa cultura naturalistica in senso lato, e quindi è un qualcosa che deve crescere complessivamente, anche nel Corpo Forestale dello Stato, così come negli altri corpi di polizia deputati alla vigilanza. Credo che sia un problema proprio di cultura, quindi trasmissioni come la vostra, pubblicazioni, interventi nelle scuole sono importantissimi. Ecco, questo penso che sia un campo di investimento fondamentale per tutti. Quindi non vedo particolari motivi, diciamo così, per non far crescere questa cosa. Bisogna che tutti quanti, ognuno faccia la sua parte, sia necessario investire nella divulgazione, nell'informazione, nell'educazione ambientale. Conosco realtà anche di pescatori sportivi che fanno interventi nelle scuole, conosco e sono in prima persona anche di varie realtà del Corpo Forestale dello Stato che fanno educazione ambientale nelle scuole. Ecco, mi auguro che queste cose esistano sempre di più nel nostro paese. Vorrei dire anche con una certa urgenza, prima che sia troppo tardi, non vorrei chiudere la stalla dopo che sono scappati tutti i buoi, ecco. Giusto, grazie Zerunian, e speriamo la prossima volta di averla qui con noi, insomma, veramente. Bene, grazie a voi, buon proseguimento. Certo. Io vorrei che un commento sulle parole del dottor Zerunian. Ha perfettamente ragione, e credo che il tasto più dolente che abbia toccato sia stato quello della mentalità dei... Ecco. L'hai, diciamo, portato te a dire questa cosa qua con quello che hai detto, della mentalità dei pescatori, che devo dire che negli ultimi anni effettivamente è molto 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 migliorato. Ormai chi preleva pesce dal fiume sono veramente rimasti in pochissimi. A questo proposito vorrei raccontare un aneddoto che è proprio capitato a me. Nel 95 io avevo ospite a casa mia il grandissimo Bob Nund, che tutti conosceranno, 4 volte campione del mondo individuale, eccetera eccetera. Venne per una piccola vacanza a casa mia e con quella scusa lo portai sul Mincio a Peschiera, perché
quello stesso anno ci sarebbero stati i campionati del mondo, quindi aveva piacere di conoscere il fiume, di vederlo, certo. E mi si in macchina e me lo portai con me, lo feci girare su e giù per il fiume e c'erano in un punto 3 o 4 nella zona del depuratore, per chi conosce il fiume sa dov'è, c'erano 3 o 4 pescatori molto anziani, gente che sicuramente sull'ottantina, che pescavano a fondo come pescavano 100 anni fa, eccetera, eccetera. E avevano ancora i vecchi retini di rete, tutti di metallo, quelli che si piegavano. Questo qua prende, uno di questi prende una tinca, una bella tinca, la prende, prende il retino, la mette dentro e dentro ce n'erano altre 2 o 3 poi, e rimette il retino nell'arco. Questo molto stupito, questo Bob Nudo molto stupito, mi guarda e mi fa: ma che stanno facendo questi qua? Dico: pescano. E perché l'ha messo lì dentro il pesce? Mi fa: dico, perché sai, se lo portano a casa e se lo mangiano. Mi guardò con 2 occhi sgranati, grandi così, e io gli dissi, gli chiesi, perché c'è qualcosa che non va? Lui mi guardò e mi disse: tu lo mangeresti il tuo cane? Questa è la mentalità. Questa è bella. Credo che sia esemplare questa cosa qua, per capire qual è una mentalità che da noi sta cominciando ad entrare ora già, sì. In quel periodo era ormai consuetudine in un gruppo di pescatori molto evoluto qual è quello degli inglesi. Sì. Eppure ti posso dire per esperienza personale, avendo frequentato il mondo britannico anch'io, che recentemente uno dei problemi che hanno vissuto gli stessi inglesi, che per noi è altrettanto importante, è proprio quello delle popolazioni che vengono da altri paesi, da altre culture, che si sono appropriate purtroppo delle acque dolci, dove c'è inevitabilmente una carenza di controlli, una certa maggiore libertà di movimento nel terreno, dove tutto sommato uccidere 20 cavedani non costa, certo. Nulla, uccidere una carpa nessuno potrà mai dir nulla, e ha impattato molto forte su determinate riserve anche molto importanti, sia di barbo che di trota, che laghi significativi. Esatto. Io vedevo che mentre dicevo quella cosa era perplesso. Abbiamo sempre sostenuto anche però che alla base dobbiamo dare l'informazione ai giovani, perché forse sono loro, certo. Il nostro futuro. No, ma sicuramente c'è un problema di controllo, adesso c'è un grosso problema per esempio sul Po, su questi gruppi di pescatori abusivi che portano via organizzatissimi, tra l'altro i siluri, eccetera, certo. Però lì c'è a tutti gli effetti un problema di controllo, denunciato molte volte, ci sono state addirittura su YouTube, se metti, ci sono proprio le cose. Quindi prima di tutto questo. Questo però ci deve essere anche un aiuto da parte dei pescatori affinché anche le province si adoperino maggiormente per garantire i controlli, anche seguendo in modo un pochino più specifico quelle che sono le indicazioni, le segnalazioni che arrivano, perché se fanno la segnalazione e poi la guardia esce fuori 2 ore dopo, buonanotte, non si riesce a fare niente. Io credo che ci sia spesso un problema legato al fatto che la pubblica autorità purtroppo nella nostra società e in altre faccende affaccendate assai più serie del controllo del fiume. Però lì mi vorrei riagganciare a quanto detto nel collegamento telefonico. Forse una maggiore coesione tra l'associazione di pescatori e l'autorità. Questo sicuramente. Noi però volevo anche precisare alcune cose. Noi abbiamo iniziato questo percorso, tra l'altro con lo Spinning Club e non a caso con loro. Poi certo. Ci sono anche altre associazioni con cui vorremmo incominciare a lavorare insieme, eccetera, perché abbiamo avuto veramente un'unione di molti aspetti in comune, cioè il fatto di sulle specie autoctone. Loro hanno iniziato a lavorare sulla tutela della trota marmorata, certo, per cui certo, a me va benissimo certo. Che loro peschino la trota marmorata all'interno del parco dell'Adda Sud, perché oltretutto hanno fatto tutta una serie di azioni per tutelarsi la propria popolazione. Quindi se quella popolazione si è salvata, e non perché c'erano i problemi di mancanza d'acqua in inverno eccetera, era perché c'erano i pescatori che d'inverno andavano a prendere le uova prima che si morissero, perché veniva asciugato il fiume, certo. Eccetera. L'Adda, stiamo parlando tra l'altro di un fiume gigantesco, sì, che in inverno riuscivano a lavorare. Quindi voglio dire, quando ci sono queste situazioni, assolutamente noi vogliamo collaborare e stiamo lavorando insieme. Poi c'è però una galassia anche di altre associazioni che invece si divertono e comunque propongono continuamente l'introduzione di specie alloctone. Noi avevamo avuto anche un incontro qua con il gruppo Siluro, a me spiace ma è un problema il siluro, nel momento che c'è gente che impazzisce per prendere queste bestie di 2 metri e mezzo che stanno facendo tabula rasa
e aiutano, perché non sono, non è la colpa loro che il fiume è andato a quel paese, ma certo. È chiaro che trovano un buon habitat nel momento che è stato distrutto. Questo tipo di specie si diffondono più facilmente, però al posto di avere un atteggiamento verso le specie autoctone eccetera, c'erano i big fish, e quindi questo è anche da questo punto di vista l'accordo con lo Spinning Club va verso una sensibilizzazione e verso la specie pregiata nostra, cioè il fatto di lavorare sulla trota marmorata e non sul siluro piuttosto che su altre specie, sul barbo nostro e non sull'altro. Certo. E allora questo ci aiuta a collegarci alla direttiva quadro acque, a collegarci anche a degli interventi di riqualificazione ambientale. Noi stiamo cercando di portare avanti un progetto nel parco del Cilento, dove però in provincia di Salerno non c'è un piano ittico. Io ho chiamato, non esiste un piano ittico. Allora non sai nemmeno la consistenza. Esatto, che sarebbe, non sai nemmeno la consistenza, lì c'è la trota macrostigma, cioè ci sono dei fiumiciattoli stupendi all'interno del parco dove c'è ancora una popolazione di lontra che non mangia quasi più pesce. Perché non c'è più il pesce, perché c'è bracconaggio, mangiano gamberi, granchi d'acqua dolce e rane, perché ci sono parecchie. Però allora lì noi vorremmo fare un lavoro di intanto licenziamento con delle popolazioni eccetera, per tutelare le popolazioni di trota macrostigma, magari insieme ai pescatori, dove magari lasci anche delle zone dove si pesca e dove loro magari fanno il presidio contro chi invece va a bracconare con l'elettricità. Ma posso fare eccetera. Una domanda un po' provocatoria, no, riferendomi a questo fatto? Cioè, anche le comunità locali, però, cioè, i cittadini lì delle comunità locali, ogni tanto, cioè, forse vanno educati, o speriamo appunto nelle nuove generazioni, perché quelle ormai, diciamo, vecchie, non per discriminarli, però di fatto, no, c'è ancora la vecchia cultura appunto di prelevare, oppure di non puntare alla conservazione del proprio ambiente, perché loro ritengono che quel luogo, che quel fiume sia loro, cioè i locali pensano questa è mia proprietà, io faccio quello che mi pare, un po' questo insomma. Ma adesso io estremizzo, certo. Perché voglio dire, io pescatore vado a pesca in uno di questi fiumi, mi ritrovo, non questo in particolare, però in generale, magari una lavatrice, un frigorifero e quant'altro, sì, di tutto di più. Lavatrice, poi con la prima piena chi l'ha buttato? Il pescatore è venuto lì a buttare la lavatrice? Ma infatti il lavoro insieme che stiamo facendo in alcuni fiumi, dove c'è quasi un ragionamento di adozione del fiume, cioè nel momento che uno ci fa anche un progetto, non ci vai solamente a pescare, ma lo tuteli, eccetera, poi sei anche disposto a denunciare, a richiamare la persona che sta facendo una cosa, trovi qualsiasi di noi, abbiamo moltissime segnalazioni da parte dei pescatori, stiamo lavorando insieme. Ma allora questa è una strada, chiedo scusa se ho interrotto, sì, molto britannica, in acque libere, puramente libere, ad esempio in Inghilterra, non esistono club che gestiscono grandi pezzi di fiume, lasciando comunque la facoltà ai non iscritti al proprio club di accedere al fiume, perché sarebbe illegale. Però c'è anche il problema che adesso molti tratti di fiumi sono gestiti per esempio dalla FIPSAS più che altro per fare gare, dopodiché non gli interessa più di tanto. Cioè, ho visto in alcune situazioni. È una nota un po' polemica questa. Ma lo dico perché se prevale l'approccio di gara, che ci mancherebbe, che però mi risulta che sia comunque una percentuale molto bassa rispetto ai pescatori ricreativi, rispetto alla ricreazione, cioè alla pesca, perché vado a pesca per la cosa, eccetera. Finisce che magari tu sei interessato a che in quel tratto ci siano i pesci in quel momento della gara, poi tutto sommato l'interesse scema rispetto a quel coso. Se invece c'è un atteggiamento di infatti noi insieme allo Spinning Club e a alcune altre associazioni di coinvolgimento del tratto, in funzione anche di un progetto di riqualificazione e di miglioramento delle popolazioni pregiate, allora sì, c'è anche la gara, però c'è anche la tutela di un posto dove è anche bello andarci anche se non peschi niente, cioè ti metti lì e passi il pomeriggio perché sei in un ambiente, in un habitat, per cui questo tipo di ragionamenti che stiamo affrontando insieme, perché anche per noi sono nuovi, ci stiamo avvicinando tra mondi diversi, abbiamo ancora diversi aspetti sui quali non siamo completamente d'accordo, anche sulla questione cormorani noi siamo rimasti d'accordo che dobbiamo al più presto fare un convegno insieme dove si parla di dati e di informazioni, perché anche la direttiva quadro che richiamava anche Sergio prima dà degli obiettivi di qualità in funzione anche alla comunità ittica, quindi noi prima di tutto adesso dobbiamo pretendere che le nostre amministrazioni ci diano indicazioni di qual è la comunità ittica di riferimento,
cioè quella ottimale per quel tratto di fiume, e allora tutelo quella. Per cui se in Giusto. Quella situazione il cormorano ha un impatto, faccio l'intervento, ma se devo fare un intervento perché il cormorano mangia il siluro, la specie alloctone, con tutto il rispetto, non è prioritario. Allora un ragionamento su dati condivisi e su un obiettivo condiviso di habitat eccetera, allora ci porta a individuare con certezza gli impatti, perché in molti casi il cormorano è sicuramente dannoso, ma non è mai dannoso solo. E il problema è che noi il cormorano lo vediamo gli stormi di cormorano eccetera, poi sott'acqua magari succede di tutto, perché c'è altre specie alloctone che intervengono in altre situazioni, oppure appena passata secondo me il cormorano non si fa molti problemi a capire se quello è un siluro, quindi una specie alloctona autoctona. Il problema del cormorano è che è un problema europeo e sta aumentando dovunque, per cui detto interno è molto difficile intervenire. Molte volte si dà l'ok a sparare un po' di cormorani perché c'è un po' di cose, abbatti 30 cormorani, 100 cormorani, 200 cormorani, ma non serve niente, non risolve il problema. Gli interventi li fanno semplicemente e solamente in un caso, quando vanno a disturbare il portafoglio di qualcuno, degli allevatori che hanno allevamento di pesce pregiato, perché poi per il resto mi pare che gliene importi veramente poco. Ecco, Riccardo, tu sei un uomo di acque dolci, come direbbe Antonio Albanese in un suo film, un pesce d'acqua dolce di ormai maturo. Io ho sempre sostenuto, però noi stiamo parlando degli animali, stiamo parlando dei cormorani, parliamo del siluro, che è un cancro che va comunque debellato dalle nostre acque, quantomeno contenuto al massimo affinché è già arrivato sul Tevere, non scenda oltre. E quindi non condivido coloro che, anche se sono amici di vecchia data, che hanno una politica invece del tipo che va a esaltare il famoso big fish. Il big fish lo andiamo a pescare da un'altra parte eventualmente, ovvero lo andiamo a pescare dove già c'è e forse è difficile estirparlo. Il problema che vedo io è che è tale, forte e grande il depauperamento, il deterioramento delle nostre sponde, degli ambienti acquatici, che trovo difficile che il nostro povero barbo trovi un ghiareto per andarsi a riprodurre laddove magari una diga senza scale di monte ha creato una strisciata di fango morto che fa bollicine di gas lunga chilometri e chilometri. Ma infatti è per questo che noi dobbiamo lavorare insieme, per esempio la concessione su tratti grossi di fiume insieme, per fare interventi anche di riqualificazione, per pretendere che ci sia l'acqua, il minimo deflusso vitale e anche qualcosa di più, perché quando si parla di minimo deflusso vuol dire che stai sull'orlo della sopravvivenza eccetera. Però è fondamentale individuare gli obiettivi di qualità dei corsi d'acqua e su quelli lavoriamo, riqualifichiamo i fiumi, cerchiamo di ricreare delle zone umide anche nelle zone prefluviali del fiume, cerchiamo di fare in modo che il fiume abbia la capacità anche di divagare, perché nel momento che divaga ricrea da una parte la buca, da una parte il raschio, dall'altra è quella diversità che ti garantisce i letti di frega, le zone di cose, cioè è questo il lavoro che dobbiamo fare, che oltretutto è un lavoro che va nella stessa direzione per la riduzione del rischio idraulico, il miglioramento della qualità delle acque, cioè è comunque un qualcosa che serve a tutto un obiettivo di qualità e al raggiungimento del buono stato ecologico come chiede la direttiva quadro acque. Per questo credo che ci sia una grossa opportunità di collaborazione tra ambientalisti, pescatori, e il corpo forestale dello Stato, eccetera, eccetera, su queste cose. E poi c'è da fare anche una grossa opera di educazione. Educazione è fondamentale. Perché purtroppo mi sto accorgendo sempre di più che per buona parte dell'opinione pubblica biodiversità significa avere più specie possibili, che invece che è esattamente il contrario, cioè biodiversità sì, biodiversità, ma all'interno di quelli che sono i capisaldi zoologici di una certa zona, in questo caso dei nostri fiumi, per cui tranquillamente si assiste a dei anche da parte di enti pubblici. L'informazione. Certo, anche da parte degli enti pubblici. Io personalmente ho assistito, lasciamo perdere, se non entriamo in un ginepraio non riusciamo più, a immissioni di specie alloctone nei vari fiumi in nome della biodiversità, che è un concetto completamente
stravolto a questo punto. Sì, è al limite del criminale, quindi voglio dire... Anche perché ogni ecosistema, c'è una biodiversità, una ricchezza di specie tipica di quell'ecosistema. Se noi andiamo in un tratto di montagna troviamo quelle due o tre specie di pesci, perché è tipico di quel tratto lì, trovi la trota, trovi lo scazzone, qualche altro, ma non è che... poi quando ti sposti trovi tutta una serie di altre specie. Secondo te, Riccardo, questa appunto mancanza di informazione tra i giovani, perché sono loro il fondamento per il nostro futuro, ribadiamo questo concetto per l'ennesima volta, secondo te perché c'è questa mancanza? Sono interessati ad altro? Non vogliono più andare a pesca? Guarda, io attraverso le riviste che dirigo ho diciamo un po' sondato il mondo dei pescatori e lo vedo tutti i giorni dalle mail che mi arrivano. Mi arrivano centinaia, no? Abbiamo 5 riviste di pesca, quindi dai più diversi luoghi e dalle più diverse acque arrivano ogni giorno centinaia di mail che alcuni ti chiedono come deve essere fatto quel galleggiante per fare quella cosa, quello ti chiede la lenza, però tanti fanno anche domande riguardo l'ambiente, eccetera. E devo dire che normalmente le mail che ricevo sono un giovane pescatore di 14 vero. Anni che... vero. Quindi se almeno il 90% delle mail che ricevo sono giovani dai 14 ai 17-18 anni, francamente io sono spero che la generazione che si sta formando non sia non abbia la mentalità di quelli che si divertono a pescare il big fish, ma che non si limitano a pescare il big fish dove purtroppo oggi lo troviamo, ma che lo prende e lo va a mettere nel fiume vicino a casa, perché invece di fare 200 km per andare a pescare ne fa solo 20. Ed è questa la ragione principale, non ci nascondiamo dietro un dito, questa è la ragione principale per cui oggi lui ha detto che i siluri li troviamo nel Lazio, ti dico di no, sono già molto più giù, e le breme oggi le troviamo anche al sud. E a tutto questo una soluzione? Aiuto? Appunto, la soluzione è quella di riuscire intanto a definire quali sono le popolazioni, perché molto spesso abbiamo anche, ecco, per esempio i pescatori potrebbero essere un importantissimo fonte di informazione puntiforme. Se ci fosse, per esempio, gli ornitologi hanno un sito dove inseriscono tutte le loro osservazioni specifiche del giorno, cioè osservano quelle specie, le inseriscono nelle località, eccetera. Adesso c'è una banca dati spaventosa dal punto di vista degli ornitologi. Se si facesse una cosa così sui pesci, si avrebbe intanto una situazione puntiforme molto diffusa su tutto il territorio, perché poi di informazioni ne raccolgono ogni pescatore un giorno che va a pesca, anche se prende 10 pesci e segnala quali pesci ha preso, il punto esatto dove l'ha preso. Spesso purtroppo però è difficile, io conosco molti pescatori, molti che mi scrivono e mi sottopongono delle fotografie di pesci che non sono assolutamente in grado di riconoscere. E questo è un altro problema. Stiamo parlando di qualche giorno fa un pescatore mi confessava di aver preso 4 spigole e si trattava di 4 cavedani. Questo però questo è un eccesso, forse, chiaramente una provocazione, però questo forse dire... era l'annoso problema del fatto che i pescatori hanno una tessera ma non fanno per esempio un esame come come i cacciatori, la cosa che avevamo discusso in un'altra situazione. Per cui questo è un problema che deve essere in qualche modo risolto con l'informazione oppure con l'introduzione di un meccanismo come questo, soprattutto magari se vai a pescare in acque magari pregiate. Cioè un conto se vai nella cava o dove c'è la cosa, eccetera, altra cosa se vai a pescare in un parco nazionale, io pretendo che il pescatore va a pescare non sappia per riconoscere. Questo secondo me, come dicevamo questo prima essere con Zerunian, magari regolamentare un parco nazionale dove comunque c'è un controllo, c'è una sicurezza. Quindi non mi puoi tirare e chi su, va a pesca lì assolutamente è un pescatore. Esatto. Ricreativo, sportivo, e quindi non danneggia l'ambiente, secondo me, anzi ma magari, porterebbe appunto, anche i giovani ad andare a sempre di più a pesca. Prendere una specie all'optona che è vista come pericolosa in quel tratto all'interno di certe cose magari non la ributta dentro. Stai anche attento, queste collaborazioni in particolare WWF e Spinning Club Italia, ma adesso si è creata una simbiosi, io l'ho chiamata triade in alcuni miei editoriali, tra il Carfishing Italia, Esox Italia e Spinning Club Italia, quindi tre personalità ben distinte, Corrado Forlani, Agostino Zurma e l'ottimo Narducci, hanno portato un bel movimento di pensiero che sta fortemente mettendo in difficoltà i sostenitori del big fish a tutti i costi e della difesa del glanis, del siluro, costi quel che costi. Io in questi giorni sto facendo da paciere a una polemica violentissima, verbale ovviamente,
su internet, sul web, e quindi in ballo molte migliaia di persone, perché il web indubbiamente muove migliaia, scatena tra Facebook e web si muovono migliaia di persone, e sto notando che a fronte di 150-200 interventi fortemente critici nei confronti ad esempio del gruppo Silur Italia e della mentalità un po' troppo integralista che ha portato, che ha dimostrato di possedere in questi ultimi periodi, c'è il totale rifiuto a fronte appunto di 150 interventi contro, ne ho letto forse uno leggermente a favore di questa posizione, quindi forse l'attenzione degli appassionati si sta spostando verso queste aree un pochino più che aprono, fanno vedere in fondo al tunnel un filino di luce, cioè la gente sta prendendo coscienza del fatto che è criminale continuare a diffondere il siluro, perché dal siluro dopo difficilmente avremo qualcos'altro. Allora, il siluro è un simbolo anche, perché ovviamente certo, è simbolico. Noi siamo anche dell'idea, anche con Mario Narducci, ma anche con Corrado Frane abbiamo parlato molto, e con Zerunia noi stiamo lavorando da parecchio tempo sui fiumi. Qui la situazione dei pesci in Italia è drammatica, perché noi abbiamo un patrimonio veramente di 22 specie che sono endemiche, cioè stanno solamente qua, non stanno da nessun'altra parte nel mondo, quindi veramente abbiamo una grossa responsabilità, e molte zone del nostro paese, io penso anche al tratto inferiore del Po, ma altre cose, non ci sono quasi più specie autoctone. Cioè ormai sono pochissime specie, non ce ne sono, eradicate completamente. Ecco, quindi voglio dire, è una situazione drammatica. Quindi noi dobbiamo in qualche modo incominciare intanto a ridiscutere di che cosa vogliamo andare a tutelare e pescare, e poi magari cominciare a fare delle azioni per tutelare almeno alcune popolazioni che altrimenti non riuscirebbero. Non so, lo storione si è estinto, però insomma è lo storione europeo, potremmo recuperare. Ma la trota marmorata, una volta che si è estinta da noi, praticamente si è estinta. E tutto questo, quindi, si può fare, diciamo, attraverso progetti, attraverso formazione. Però vorrei essere teneramente, concedetemi il termine, non mi viene altro, polemico. Ma se noi estirpiamo il siluro e lasciamo questi ambienti, ci mettiamo i cavedani, ma se non ci sono i letti di frega. Ma ripeto, è quello che dicevo prima, noi non dobbiamo fare l'intervento sulla specie base. Cioè io allievo suo, c'è da fare un intervento di riqualificazione ambientale. Noi continuiamo a dire che per ridurre il rischio idraulico e idrogeologico, per migliorare la qualità delle acque, certo, per migliorare gli habitat e le specie autoctone, eccetera, eccetera, bisogna fare interventi di rinaturazione sui fiumi, bisogna allargare i fiumi, fare in modo che si possano divagare, recuperare le zone umide, recuperare le fasce fluviali lungo le sponde dei fiumi, recuperare gli habitat a canneto, eccetera. O facciamo, perché io non voglio un acquario dove mettere un pesce e ributtarlo, eccetera. Io voglio ripristinare l'habitat. Per non creare altri disastri. Che ben sappiamo. No, ma infatti voglio dire, la pesca può essere sostenibile in questo tipo di situazioni qua. Il problema delle acque interne non è la pesca, è tutto quello che succede. Se sul Magra, se sul Vara, dove è successo quello che è successo a Borghetto Vara, nel 1800, fine 1800 il fiume era largo 870 metri e adesso è 140, cioè abbiamo distrutto completamente la possibilità di un fiume di essere un fiume. Se poi dopo questo esce, non è che i cambiamenti climatici, eccetera, non è la pulizia del fiume, perché tu devi recuperare 700 metri, cosa fai? Scavi quanto? 50 metri, 100 metri? Cioè, è assurdo. Quindi dobbiamo ripensare un lavoro complessivo sul bacino idrografico, che è molto complesso. Le amministrazioni di tutto questo non ci danno una mano? Sono il problema, sono quelle, le amministrazioni. Ma quindi c'è grandissima la fede, perché qualche giorno fa io sentivo un intervento di uno specialista che diceva che per recuperare ad esempio una zona di Genova bisognava effettuare scavazioni e restituire profondità al fiume. A me sembrava francamente una grossa sciocchezza, ma io non sono assolutamente tecnico. Allora, un attimo, sicuramente c'è da fare manutenzione sui fiumi e togliere anche, mettere in sicurezza i ponti, evitare che si intoppino, e questa è la pulizia del fiume, quindi quello che in qualche modo, il sovralluvionamento. Ma non puoi con questo tipo di interventi compensare milioni di metri cubi che hai tolto. Non lo puoi fare, perché se fai un conto dovresti andare sotto centinaia di metri e non cosa fai? Lo fai collassare il fiume? Non è possibile. Quindi quello è un intervento che però non può essere confuso con la soluzione. La soluzione è complessa, è un insieme di interventi, perché pensare che scavare nei fiumi risolve il problema è una grossissima fesseria, e non a caso è spinta dai cavatori, che non vedono l'ora. Adesso in questo momento, dopo anche le alluvioni che ci sono state a inizio novembre,
stanno riscavando sui fiumi per pulire, facendo degli argini provvisori con materiale sciolto che sono più pericolosi di prima, sì, perché vengono giù immediatamente, quindi saranno. Scavano, rimobilitano il materiale e mobilitano anche il materiale che era bloccato e consolidato, quindi bisogna stare attentissimi quando si fanno questi interventi. Io certo, Marica, sei d'accordo? Io rimarrei a parlare delle ore, perché persone che io scuso ci danno cultura, perché ci stiamo una cosa brevissima. Ed è questa, che io non so se chiamarla fortuna o sfortuna, ma ho avuto la possibilità, avendo ora 60 anni, di vedere l'evoluzione dei fiumi da quando non c'era una specie allottona ad oggi, che sono pieni di specie allottone. Purtroppo devo dire anche che nell'asta del Po, o anche semplicemente dell'Arno, si sono impiantate queste specie allottone, ed oggi troviamo solo queste in quelle zone lì, che hanno preso il posto di specie che non esistevano più, esistevano più, da Signa fino alla Foce non esisteva più niente, c'erano i topi di fogna, basta. Al posto di questi non hanno sostituito, hanno occupato dei posti vuoti. E anche nel Po è successo così. Certo. E questo purtroppo, chiudo, perché penso che il tempo sia finito, e questo purtroppo è un grosso problema. Perché oggi tu te la sentiresti di andare a fare un ripopolamento di cavedani nel basso corso dell'Arno? Ma che senso ha? Soldi dati a chi li ha? C'è un progetto complessivo di ripristino, e quindi allora a quel punto crei le condizioni perché il tuo ripopolamento abbia un senso, oppure buttiamo un po' di pesci e poi magari uno li ripesca come il fagiano fuori, no? Quindi io vi ringrazio, perché veramente è molto interessante ascoltare queste cose. Prima pensiamo all'ambiente. Prima ancora di dare la colpa al pesce, poi vedremo di risolvere il problema del pesce. Io con questo chiuderei questa puntata. Marica, grazie ai nostri ospiti molto per la loro intensa, intensa, volata via in un attimo. Veramente. Era molto interessante continuare a discutere. Sarà nostra cura continuare questi discorsi in altre puntate di Pensamatto. Assolutamente, perché noi ribadiamo sempre, ci teniamo al nostro ambiente, perché è preziosissimo, e assolutamente per andare a pesca abbiamo bisogno di avere appunto un ambiente bello per stare tutti sereni e felici. Grazie davvero del vostro intervento. Grazie. Roberto, ci vediamo alla prossima. Grazie Marica. Arrivederci. Grazie.